Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati e se è la prima volta benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, analisi più pagelle di Napoli-Milan 0-1. Prima di cominciare però ragazzi, vi ricordo sempre gentilmente di lasciare un like al video più o meno qui sotto, il like. Iscrizione al canale, attivate la campanellina, in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito internet www.acmilaninside.com. Grandissima vittoria ragazzi, facciamo pioggia di like per questa vittoria importantissima, è meritata. È meritata e se non si è capito, meritata. Una partita equilibrata, intensa, tosta, che però alla fine Milan ha meritato di vincere. Se c'è da individuare un punto dove Milan ha vinto la partita, l'ha vinta nella zona, secondo me, nella zona nevralgica del campo. L'ha vinta al centrocampo dove Tonali, Bennacer, Kessié, poi Krunic hanno fatto tutti davvero molto bene. Magari nemmeno nelle prestazioni singole, perché se andiamo a vedere Tonali io poi gli darò un 6, però nel complesso, nella prestazione di reparto, il centrocampo del Milan ha vinto lo scontro diretto con il centrocampo del Napoli. E la mossa qual è stata? Se ci avete fatto caso, il Milan non ha giocato con due mediani e il trequartista, cioè che sì, il triangolo era rovesciato. Praticamente Milan ha giocato con Tonali su Zielinski, Bennacer su Lobotka e che sì su Fabian Ruiz. Il triangolo praticamente si è rovesciato. Invece di essere 2 2 e 1 erano uno dietro Tonali e due avanti Kessié Bennacer. Lì si è vinta la partita, a mio modesto avviso. Se proprio devo trovare un punto negativo, è il fatto di non aver fatto il secondo gol, il fatto di non aver siglato il secondo gol alla fine con Saelemaekers, che ci avrebbe dato il vantaggio negli scontri diretti. Ad oggi, se finisse il campionato a pari punti, il Milan sarebbe sotto per la differenza reti e sarà questo il criterio se dovessimo arrivare a pari punti con il Napoli. Ma comunque, rimaniamo relativamente alla partita di ieri. Per concludere l'analisi, una vittoria meritata. Ci sono stati un paio di episodi che alla fin dei conti sono stati valutati in maniera equa, in maniera analoga, quindi poco da aggiungere, nel senso che o si dava il rigore ad entrambi o non si dava a nessuno. Devo dire che su quello su Bennacer all'inizio mi sono veramente tanto arrabbiato, tanto da perdere qualche tonalità di voce. Però, insomma, ripeto, alla fine, un po' come contro la Juve, due episodi da una parte e dall'altra sono stati valutati analogamente, quindi alla fine, amen, perlomeno c'è una coerenza nell'arbitraggio. Detto questo, passiamo alle pagelle. Maignan, voto 6,5. Sembrerebbe dal voto che Maignan ha dovuto fare delle parate per, diciamo così, per difendere la porta rossonera. Difatti, non voglio dire inoperoso,
Però di parate clamorose non è che ne abbia dovute fare. A memoria, vado a memoria, mi ricordo il tiro di Osimhen subito dopo il gol del pareggio e del vantaggio, quello centrale, e sempre Osimhen, il tiro sempre di Osimhen verso la fine da posizione molto defilata. Non mi sembrano sinceramente due paratone. Il mezzo voto in più glielo do per la sicurezza che dà al reparto e alla squadra. Perché nelle uscite, nell'anticipare la giocata diciamo dell'avversario, nel senso che i cross tendenzialmente pericolosi, lui li anticipa, li blocca e quindi finisce l'azione, nei rilanci, perché ieri c'erano degli schemi sul rilancio sui rilanci di Maignan, glielo do questo, per questo motivo qua, 6 e mezzo per Maignan. Calabria, voto 6. A dire la verità, non è stato sollecitato più di tanto. Insigne risulta tra i peggiori in campo, secondo me, per il Napoli. Quindi mi verrebbe da dire quasi una prestazione di ordinaria amministrazione per Calabria, che non soffre più di tanto. È vero che Messias gli dà una bella mano in fase difensiva. Però, insomma, ripeto, quel paio di volte che insomma sfondano dalla sua parte, lui gestisce bene o male tranquillamente. Forse solo in un'occasione nel secondo tempo su un cross di Mario Rui, diciamo, perde la bussola, ma insomma era in 2 contro 1, quindi ci sta. Calù. Io ho finito le parole per questo ragazzo, sinceramente, gli do un bel 7. Ieri nel pre-partita, ieri dopo tanto tempo ho visto la partita con mio padre, gli ho detto sono contento che giochi Kalulu perché perlomeno in velocità può tenere tranquillamente Osimhen. E così è stato. Sì, gli è scappato un paio di volte, ma mai in maniera netta da seminarlo. L'ha sempre tenuto molto bene sotto controllo anche dal punto di vista fisico e dei colpi di testa. Io lo vedo proprio Tomori style, nel senso aggressivo, accorcia sempre, sempre alle calcagne, veloce. Lo vedo come la perfetta riserva di Tomori. Ora stanno giocando insieme per l'indisponibilità di Romagnoli, ma sinceramente io punterei più su Kalulu che Romagnoli da qui alla fine del campionato. Quindi voto 7 per Kalulu e voto 7 anche per Tomori. Non si può dire altrimenti, nel senso non si può dare un voto diverso alla coppia centrale. Se Osimhen arriva a tirare un paio di volte, solo 2 volte, e nemmeno in maniera così netta, e nemmeno in maniera così pericolosa, un merito ai difensori c'è da darlo. Gestiscono tranquillamente Osimhen. A me piace, fa impazzire quando aggredisce Tomori, anche a rischio di fare fallo, e raramente lo fa, però veramente non dà respiro agli attaccanti avversari. Hernandez, voto 6 e mezzo. Prova matura di Teo, che riesce anche a fare un paio di sgroppate delle sue. Due di queste verso fine partita portano ad un tiro in porta parato da Ospina e a un'occasione clamorosa di Selemakers, che Alexis, dai, non si può sbagliare quel gol. Prova matura di Teo, prova a farsi ammonire in tutte le maniere, e quando ormai ci sta questa, chiamiamola così, questa tecnica da parte dei milanisti, mi vengono sempre i sorci verdi per la partita successiva, ma al momento non pensiamoci. Salterà l'Empoli. E secondo me si è voluto garantire la tranquillità di giocare le ultime, poi resteranno 9 partite in assoluta tranquillità. Tonali, voto 6, come anticipavo prima. Non è la prestazione singola a spiccare, ma la prestazione di reparto insieme a Bennacer e Kessié.
Esce lui quando deve entrare Kunic e sinceramente mi trovava d'accordo perché era quello che dei tre, per così dire, singolarmente parlando, aveva spiccato meno. Però nelle situazioni anche di uno contro uno, anche di magari di maggior livello adrenalinico, non gli tremano mai le gambe, non perde mai la calma. Bennacer 7 per lui, nonostante ci sia sempre il ballo di San Vito quando riceve palla, deve sempre girare, rigirare e fare quel tocco in più che spesso fa perdere un tempo di gioco. Però veramente ieri sembravano esserci forse due o tre Bennacer in campo. Veramente, veramente impressionante e in un periodo davvero positivo e oggi toglierlo da campo è davvero, davvero difficile. Che sì, voto 6 e mezzo, partiamo da tre quarti visto che spesso li abbiamo citati insieme, partiamo da trequartista e voto 6 e mezzo perché sì, fa da giusto collante tra la fase offensiva e quella difensiva, spesso porta la mediana a tre componenti, spesso si allarga e sale per andare a interrompere il palleggio avversario. Partita di sostanza, perché sì che negli ultimi minuti, poi l'ho visto in che sì versione dell'anno scorso, quando si piazza fisicamente, non lo si sposta nemmeno se gli arrivano 4-5 avversari addosso. Messias Leao, partiamo da Messias, gli do 6, che è la perfetta media tra 5-5,5 in fase offensiva e il 6,5-7 della fase difensiva. Perché in fase difensiva ha dato veramente un importante apporto a Calabria, interrompendo spesso le azioni offensive mancine del Napoli, e recuperando palloni importanti. In fase offensiva pecca un po', mi aspettavo che nello scontro diretto, diciamo, con Mario Rui potesse vincere qualche duello in più, però va bene, tant'è. Leao, 7 per lui. È l'uomo in più del Milan, ormai è conclamato, è anche bello esteticamente da vedere. L'eleganza con la quale sa, l'eleganza ma anche la tranquillità con la quale ieri in due occasioni ha spezzato un raddoppio saltando entrambi i marcatori avversari, veramente bello da vedere, importante. Ieri per una delle poche volte che ha giocato molti più minuti si vede il perché deve essere sostituito, ma io sono dell'opinione che un giocatore di quell'importanza non debba essere mai sostituito se non verso la fine, se non gli ultimi minuti, perché può sempre inventarti qualcosa. Giroud, voto. Mi viene difficile dire altrimenti, però io dico 7,5, oltre che per il gol che è importantissimo e che come nel derby quel gol lo fa solo un vero numero 9, che sa come mettere lo zampino. Però ieri, al netto del fallo che un po' l'ha penalizzato nel primo tempo, ha fatto tutte le sponde giuste, i movimenti giusti. Nel secondo tempo anche un colpo di tacco che per poco non si tramuta in un'occasione nitida per Messias. Nelle altre partite spesso sbaglia le sponde, sbaglia gli appoggi. Ieri non ha sbagliato praticamente niente, anche sull'episodio del rigore di Bennacer all'inizio, è sua la sponda giusta, precisa. Quindi 7,5 per Giroud. Per quanto riguarda i sostituti, Florenzi 6, entra con diligenza, con precisione, la cosa più importante, più diligente che fa è un fallo tattico per impedire la ripartenza del Napoli. Krunic 6, entra con il suo solito rigore tattico. Sono già un paio di volte che quando lui entra con già che sì in campo non va a fare il trequartista, bensì è lui a fare il mediano.
Poi Selemakers gli do 5 e mezzo perché non può sbagliare quel gol, non può sbagliare quel gol. Ibra chiaramente senza voto, ma c'è l'importanza perché le ultime 2-3 palloniate li ha tenuti tutti lì. Rebic un po' meglio, un po' sul pezzo. Voglio dargli un 6 e mezzo perché nonostante i primi minuti dove era difficile prendere palla perché Milan spesso la lanciava lunga, però è mostrato un po' più concentrato, più presente e più sul pezzo. Per quanto riguarda il mister, gli do un bel 7,5 per la mossa del centrocampo, per il capovolgimento del triangolo, da giocare 2-1 a giocare con 1-2, che ha praticamente permesso al Milan di vincere la partita. Questo è quanto, ragazzi, io vi ringrazio, vi ricordo gentilmente ancora una volta il like, iscrivetevi al canale, oggi pioggia di like per questa partita importantissima e meritata. Io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo tutti i link dei profili social qui sotto, il sito internet di Milan Inside e rimanete collegati perché stasera potrebbe esserci una bella live calda, calda, post partita. Ciao ragazzi, è sempre Forza Milan.